giorno. Oggi lunedì 29 novembre. Attimo al centro commerciale. Da inizio novembre, ve lo faccio vedere. Segno qua, Gesù. È così, vedevi. Ho iniziato il primo giorno nel nuovo lavoro. Buongiorno, oggi lunedì 29 novembre, andiamo a sghiacciare la macchina. Allora, io sono un attimo al centro commerciale che devo passare da Pandora assolutamente e niente, perché devo prendere il regalo per mia cugina, mia mamma e poi devo passare da Sephora. Vediamo cosa combino. Speriamo in bene di non trovare fila. Ok, sto tornando a casa, ho fatto un poco di shopping, in realtà sono due sono regali, una roba è mia. Ok, scusatemi l'inquadratura pessima così, però vabbè, sapete che la mattina quando scendo è ancora molto buio. Niente, stamattina c'ho l'ultimo giorno, diciamo così, nel mio lavoro principale e niente, poi si vedrà in realtà. Vediamo come trovo la macchina stamattina, ma adesso ve la faccio vedere perché ho messo il telo. Aiuto! Ho messo appunto il telo, perciò non dovrei trovarla ghiacciata come ieri mattina, che è stato un delirio. Veramente, veramente, veramente un delirio. Ma secondo me le temperature si sono alzate, perché sennò non l'avrei... Cioè, non c'è nessuna macchina ghiacciata. Molto bene, vabbè. Come potete vedere, mi metto sempre questo telo qua, super consigliato, veramente. Buongiorno. Oggi è il 30 dicembre... iniziamo benissimo proprio. Oggi è il 30 novembre e niente, novembre è finito, domani è già il primo di dicembre. Oggi ho fatto praticamente il mio ultimo giorno la mattina nel mio principale lavoro e giovedì inizierò con il lavoro nuovo. Chissà. Niente, ho deciso che inizierò a montarvi un video che deve andare online. Alla fine ho deciso che per questo mese qui, insomma, quando avrò tempo e voglia, eccetera, pubblicherò video. Ho anche già dei video programmati, assolutamente. Vorrei fare appunto anche altri video inerenti, insomma, al Natale. Altra cosa che vi volevo dire, sono super fiera quest'anno, veramente super super fiera. Ho già fatto tutti i regali di Natale. Quanto sono brava. Veramente li ho fatti proprio tutti quelli che ovviamente faccio annualmente. No, sono contenta, insomma, assolutamente. Quindi praticamente casa dei miei sarà infestata di pacchi di Amazon, perché la maggior parte li ho fatti su Amazon. Anche in altri siti, tipo da Sephora ho preso qualcosa. Vi devo far vedere l'anello che mi sono presa ieri da Pandora, che non ve l'ho più fatto vedere, perché poi sono tornata a casa, ho fatto un sacco di cose e onestamente non mi sono messa poi più a vloggare, anche perché Marco non stava poi tanto bene ieri. Ecco qua, questo è l'anello in questione, che secondo me, scusatemi, ma l'autofocus dell'iPhone ogni tanto parte, è bellissimo, cioè guarda quanto è bello. Mia ragazzi, mamma mia, sono follemente innamorata di questo anello. Faccio vedere anche come veste così, se me lo mette a fuoco, vediamo, eccolo qui, eccolo.
Bellissimo. Vabbè, si può tenere qua, lo tengo anche nel medio, insomma. E niente, era scontato, ho detto io la prima volta che l'ho visto in vetrina ed era appena uscito perché questa collezione è proprio uscita da pochissimo. C'è anche l'altra che è la coroncina proprio fatta di perle, però su di me mi sembrava troppo spesso, non lo so, comunque mi piaceva di più questo fatto così a diamante, questo è proprio bello bello. E niente, insomma, quindi oggi pomeriggio devo appunto lavorare un po' al PC, sistemare un po' questi pacchi, di cui uno tra l'altro è anche mio. Ok, ci sono sicuramente alcune cose che facciamo così. Vedete questi pacchi dietro nello sfondo? Ok. Ecco, questi pacchi qui, alcuni sono, cioè se non la maggior parte, regali di Natale, tranne uno piccolino che in teoria è il mio regalo di Natale, cioè Marco l'ha fatto arrivare a casa. E altra cosa, in realtà devo spacchettare il regalo di Marco. Cioè devo assolutamente, adesso ve lo potrò far vedere perché tanto il calendario dell'avvento di Marco è sempre stato qui da inizio novembre, ve lo faccio vedere. Zan zan. Allora, aspettate. Faccio così che faccio prima. Comunque si chiama Berry Christmas ed è praticamente un calendario dell'avvento con le birre. Ci sono varie tipologie di birre. Quest'anno l'ho fatto con le birre e non con il vino per in realtà variare un po', anche se noi siamo più amanti del vino che della birra. Anche se devo ammettere che Marco prende parecchio cioè prende molto più di me la birra sicuramente, ecco, però insomma. Questo lo devo portare stasera. Ok, allora mi sono arrivati un po' di regali, nel senso che sono arrivati praticamente quasi tutti i regali di Marco. Sì, sono arrivati tutti. E il problema è, mo, come cacchio lo porto, vabbè. Intanto questo però, che è un po' ingombrante, però lo posso lasciare qua. E sono arrivati anche due regali per due miei cugini. E poi anche questo è un regalo per una mia cugina. Ormai sono in modalità natalizia. Tra l'altro, ho preso anche il regalo alla Bea, che dopo vedrò e che così glielo do. Il sacchetto non c'entra niente, l'ho preso su Amazon. E basta. Ma adesso veramente mi metto a montare dei video perché sennò non riesco più a fare niente. Ok, eccolo qui. Questo è il calendario dell'avvento che quest'anno ho pensato per Marchino. E questo è quello che ha pensato lui per me. Piano. Che di più? E quindi domani li apriamo. Allora, buongiorno, niente, sto correndo a rivedere il tanto del lavoro, solo che si inizia presto, niente, ci guardiamo dopo, sono già in ritardo. Vita da lavoro, mamma mia ragazzi, oggi cioè, ho fatto una marea di tamponi, disastro, disagio, guardate i miei capelli, passo un attimo dai miei mangiare e niente, ho ancora il segno qua, Gesù. Farinata con prosciutto. Dicono che quando ti deve fare i colori i capelli deve essere sporca. Questo me l'ha detto la Stefania. Così prende bene i Ascoltate il colori. consiglio di mia madre. A chi le stai dicendo? Addio. è così. Lei è parrucchiera, bisogna che i capelli Guarda i miei. Che sporchi, schifo, non riesco neanche a pettinarli. perché i colori li prende meglio.
io sono uscita dal parrucchiere, questo è il risultato. Beh, con la luce naturale, insomma, ovviamente è un po' così, però niente, adesso torno a casa. E niente, il mio parrucchiere, che poi magari per chi è di Milano e ve lo chiedeste, insomma così, è Miro. Miro, io vengo qua in Lambrate, in realtà loro hanno un po' di centri e si chiama Miro appunto parrucchieri. E niente, insomma, questo è l'effetto. Poi col fatto che sono a piedi, secondo me, almeno mi regge anche un po' la piega fino a domani. E niente, il colore me l'ha fatto Luca, il tecnico appunto del colore, da quello che mi hanno spiegato. E lui è veramente bravo, bravo. Cioè, in realtà sono tutti bravi là, perché prima di Luca me la faceva, il colore me lo faceva Lucia. E comunque anche lei è bravissima. E poi vabbè, in realtà il taglio me lo fa la mia amica Chiara, quindi conosco, insomma. E niente, io ve li taggo, loro non mi hanno chiesto assolutamente niente, però mi sento comunque di taggarveli, perché secondo me, cioè, a Milano sono praticamente forse uno dei parrucchieri migliori che ci sia, secondo me. Quindi secondo me, proprio se qualora voleste fare delle decolorazioni con dei tonalizzanti, quindi fare un lavoro come il mio su un capello scuro, loro veramente hanno dei prodotti top e poi sono proprio bravi. Cioè, la sfumatura che mi hanno fatto, che parte praticamente molto più alta rispetto a quella che avevo prima, è fenomenale, proprio bella bella. Quindi ora torno a casa. Mamma mia, un po' stanca. Mamma mia ragazzi, ho dei riflessi bellissimi, secondo me. Proprio belli. Tan tararan. Fammi un po' di luce. Ti devo fare pure la luce? English palette. Potremmo provarlo, eh? Mm-hmm. Io voglio aprire questo. Vai. Open here to take your shit off. Ma una le posso aprire? Sì. Ma non posso aprirle tutte? No. Wow, questa qui è da 5 minuti, antifatica, cavolo, dovrei fare adesso. Non posso dire parolacce. Vitamina CG, estratto di ananas, maschera in tessuto? Ah, concentrata. Uh-huh. Wow, provala anche dopo aver fatto le ore piccole, al cambio stagione o prima di un appuntamento speciale. Le ore piccole. Che ore, quali ore piccole? Che stamattina mi sono svegliata alle 4. Dai, ci sta. Facciamole. Sì. Stasera ce la beviamo, che dici? Ce la beviamo adesso. Ah. Ma che birra è? Barden. Stasera ti amo. Io di più. Pizza di Vito. Allora, fanciulli, buongiorno. Oggi è giovedì 2. Io ho iniziato il primo giorno nel nuovo lavoro, che in realtà però io sarò un po' spedita qua e là in realtà, quindi sarà un po' una cosa così. Scusatemi, perché sono qua al parcheggio e c'è la gente che pensa che io me ne vada, invece no, sto mangiando, cioè. Niente, non è andato tutto bene. Oggi pomeriggio devo andare a lavorare in un'azienda. Quindi in realtà non so neanche che cosa devo fare, però. E nulla. E se va tutto bene, dovrei essere, spero, a casa per le 5. Devo consegnare il materiale e poi me ne vado. Comunque sono in un posto dove, praticamente il centro, dove farò affiancamento qua per questo mese. A fianco c'è, datemi, sto guardando questo che sta parcheggiando sulla mia destra e spero ovviamente che non mi sfasci la macchina. Dai tesoro, ce la puoi fare. Vabbè. Mi stavo dicendo che praticamente è un centro dove c'è l'Esse Lunga. Stamattina ero un attimo in ansia, quindi mi sono svegliata, ho detto minchia, devo ricordarmi il panino che mi sono fatta, devo ricordarmi il panino. Secondo voi mi sono ricordata il panino? Assolutamente no. Vabbè,
tralasciamo questa cosa. Mi sono presa il panino, vedete, con il, come si dice, salmone, boh, penso sia maionese e l'insalata, buono. Oggi va così e va bene. Poi devo imparare a portarmi le cose perché, cioè, diventa veramente difficile se no. Domani invece sono a Milano, quindi insomma faccio un po' qua e un po' là. Questo mese ogni sabato sono ufficialmente sempre a casa perché ho bisogno veramente di riposarmi, perché veramente lavoro ovunque. E quindi è così. Adesso sto qua un po' qua in macchina perché è inutile che torno a casa. Cioè, in realtà volendo potrei farmi un giro per i negozi. Un po' più avanti qua mi hanno detto che ci sono dei negozi, però cioè, non lo so. Beh, a parte questa roba che sarà da buttare, non è che la posso lasciare qua. Niente, mi sono comprato anche questi. Ogni volta sto facendo video, madonna, ma in realtà mi stanno guardando un po' tutti, ma vabbè, non importa, chi se ne importa. Oggi assaggiamo questa birra e oggi è sempre il 2, ma è finita la giornata finalmente all'alba delle 6:30. Ti amo. Io di più. No. Sì. No. Amore, tu mettisela più, di più. Amore, ma se non te la vuoi bere, non la bevo io. Bene. Noi sgranocchiamo un po'. Com'è? È blondes. Non sarà filtrata, grano saraceno. Allora, sono a casa dai miei e niente, volevo aprire appunto con voi velocemente questi pacchi. Allora, uno, questo qui, posso aprirlo con voi perché è il pacco di pomelo che avevo preso per il Black Friday. E poi questo qui è un pacco di Sephora, di cui tra l'altro purtroppo non posso farvi vedere le cose perché sono dei regali. Cioè, uno è una roba anche per me, che però regalo anche a una mia amica, quindi mi sembra il caso di condividerlo. E niente, adesso vi faccio un time lapse e poi vi faccio sapere quando torno, perché devo anche volare assolutamente a fare i tamponi. Anzi, in realtà sono indecisa pure se, cioè, se aprirli ora, però vabbè. Un po' di aperture di calendario dell'avvento. Questo qui era di ieri, del 3. Bonjour, bonjour. Ma questo che, da dove viene? Ah, Sweden è Svezia. Svezia. E questa, ve lo dico subito. A parte Marco che l'ha fatta cadere. Ma dove si legge, santo cielo? Vegan. UK. Bene, invece io mi sono aperta questa e dopo, tra l'altro, manco mi sono fatta l'altra. Dopo me ne faccio una delle due, va. Questa se la vuole fare anche Marco. Buongiorno. Buongiorno, piano. Io non mi faccio vedere, che faccio schifo. Niente, alla fine mi sono fatta vedere lo stesso. Sono rimasta per terra. Comunque, volevo fare solamente una conclusione al weekly vlog di questa settimana, che tanto voi vedrete online domani, che è il 5. Weekly Vlogmas, ok? Che chissà quanto sarà durato e chissà quanto ci impiegherò tra oggi e domani a montarlo, però piano piano ce la posso fare, ecco. Mi sono anche arrivati un po' di regalini, dovrebbero arrivare un po' di regalini, e poi ho fatto un po' di acquisti, ok, col Black Friday, ma penso che farò un video a parte, perché in realtà ieri appunto
tra una roba e l'altra dovevo correre a lavorare e ho spacchettato perché volevo evitare di portare tutte quelle scatole. Poi ho preso e me ne sono andata perché era tardissimo e mi ero totalmente dimenticata che mia mamma mi aveva ritirato i pacchi. Ti piace il calendario della banca, amore? Bellissimo. Comunque questa è un'idea, secondo me, anche magari ormai non adesso, perché ormai è iniziato già a dicembre, per l'anno prossimo, magari per il fidanzato, compagno, piuttosto che marito, eccetera. O anche semplicemente chi è amante della birra, ecco, non è che per forza deve essere un maschio, assolutamente. Questa qui, cioè... Ah, sono troppo curiosa. Peccato cavoli che sia appena caduta ed è tutta ammaccata, quindi dobbiamo lasciarla riposare perché sennò ci cade. Cioè ci spruzza tutto ed è un peccato. Devo dire che nonostante noi siamo comunque più amanti del vino che della birra, sono buone. Cioè sono delle birre, fino ad ora abbiamo beccato delle birre buone, ecco. Qui è mezzogiorno, oggi è pure il compleanno di mia cugina Marian. Chi mi segue da tanto tempo lo sa, cioè lo sa, la conosce, perché in realtà lei una marea di anni fa appariva pure nei miei video. Pina, se riesco a trovare un frame ve lo metto. Soprattutto quando erano più piccoli i miei cugini li filmavo sempre. E allora rieccomi con un nuovo video e oggi sono qua con una super guest star. Voglio sempre così. Ecco così. Con una pa. Sei gentile quando mi dai gelato. In TV, quando accendi la TV. I cavalli. Aia. Saluta bene, dai. Saluta bene. Ciao, ciao. Insieme. Ciao, ciao. Ciao. Ricordo che avevo il telefono pieno di video di loro due da piccini. E niente, quindi stasera semplicemente andiamo a cena da loro e a Milano e basta. Quindi non è che faremo chissà che cosa, quindi io passerò comunque la giornata a sistemare casa e a montare i video lì. Che c'è, amore? Niente. Perché sembro pazza, che parlo da sola. No, ma poi viene tagliata tutta, che ti pensi? Di là soffermi il naso, allora. Se quello lo facevo qua, mi sono chiuso in bagno, zitto. Grazie amore. Ma aspetta, che succo è? Cucumela. Ah, l'ho comprato pure io. Mango, mela, zucca. Dobbiamo buttare una marea di roba di là, Abbiamo? Nel frigo. Comunque, concludo questo weekly vlog e attacco poi domani con l'altro. Così almeno penso di far uscire tutta questa serie di video dedicati appunto al Natale, weekly vlog. Ma sì, io continuo a dire weekly vlog perché sono abituata a dire weekly vlog, però... Amore, yeah. Perché stai facendo così? Vlog Christmas. No, Vlogmas. A dicembre si fanno i Vlogmas. Cioè su YouTube vedrai solo Vlogmas. Ah? Non lo vedo i video. Lo so che non guardi i miei video. No. Dentro i miei video cioè, ho detto che regalo ti faccio. Allora, mo me li vado a vedere del cazzo. Tanto non li vedrai mai. Vabbè. Vado, mamma mia, che luce pessima. Però posso fare la spia tra chi so che ti segue. Cosa vuol dire? Potrei chiedere. A chi? A chi so che ti segue. Dove, su YouTube? Uh-huh. E chi è che mi segue? Conosci chi? Ma che dici? Carmine non è che si mette a vedere i miei video. Carmine no. E chi è? Chi è? Amore! Chi è? Ai! Non te lo dico. Adesso passeremo mezz'ora a dire così, vabbè. Ciao!